Ciao a tutti amici, bentornati al posto di Ivan Marshall, Grand Theft Auto 4, decima puntata ragazzi, decima puntata. Eccoci qua alla decima puntata, sono le 4 e mezza circa del pomeriggio, stando all'orario di Nico, ecco, e ci chiama Rompiballs, come sempre, o i Brusio Roman. Nicky, you Sì. animal. The guys we raced the other day want a rematch. They Sì. liked your shit, man. Cool, I Bene. guess. Anytime you want a race, give me a call and I'll hit you up with a location. Peace, man. Ok, a posto, c'è un materasso, non so chi ci dorme qua. Però. Oh. Allora, quindi Brusi ci ha detto che quelli vogliono la rivincita. Chi è? Ancora tu. Ma. Oh, attenzione, stanno investendo quelli. Vabbè, io non rispondo a questo qui perché sennò poi scoppia il caso internazionale. Già l'altra volta Spagna, Inghilterra, quell'altro era giapponese. Non so che lingua parlava quell'altro. Cioè parlava inglese, magari era britannico. Poi c'era questo qua che è americano, poi c'era uno spagnolo o messicano, non lo so, qualcosa del genere. Eccolo qua, tra l'altro è lui. Sta per morire adesso, abita da queste parti, è lui, l'ho riconosciuto. E poi quell'altro è. Allora, che è successo? Siamo rimasti con l'ultima missione, Andress to Kill, l'avete vista? Adesso abbiamo Patrick McCreary che ci ha chiamato, Francis McCreary, fratello, due McCreary a confronto, e poi c'è sconosciuto che è Michelle, ricordate che ci ha tradito. Ci ha tradito. Michelle, prima si zucca le cose e poi ci tradisce. Vediamo sta musica qua latinoamericana che se non mi viene voglia di ballare. Dobbiamo stare, ecco, quindi avete visto cosa è successo. Siamo andati a recuperare, piccolo, attenzione spoiler, siamo andati a recuperare la droga di cosa? Di Elisabetta. E poi c'è stata una lite tra lei e coso. Lite a gioco Bob Marley, poi è finita in un incaprettamento, anche se non ce l'hanno fatto vedere, ma di solito finisce così, quindi sicuramente sarà andata anche così. Lasciamo stare. E quindi ora stiamo andando da Michelle, che lavora per il governo. Alla fine abbiamo scoperto che lavora per il governo. Stiamo andando da lei. E siamo qua, ragazzi. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati. Eccola qui. Per essere sempre aggiornati. E ovviamente ricordo di guardare i video di Tomb Raider Definitive Edition. Come sempre vi lascio qui il link adesso, in alto a destra, per la playlist completa di tutti gli episodi di Tomb Raider Definitive Edition su PS4 commentati da me e Dave, il grande Dave che saluto. Allora, riprendiamo. Attenzione, ecco, mi tagliano la strada. Sei morto per colpa di quello, perché io stavo sorpassando. Quello mi ha tagliato la strada, ci sono finito addosso. Non ci posso fare niente, non è colpa mia, prendete la volta assist. Questo è passato col giallo, non si passa col giallo. Comunque con il semaforo si è passato. Ma io lo posso fare. Quindi voi non potete, non lo fate, ragazzi, non si passa col giallo. Codice della strada dice che col giallo. Il giallo vuol dire attenzione che sta scattando il rosso, non vuol dire sbrigati che sta scattando il rosso. Quindi se avete già impegnato l'incrocio e la luce è gialla, dovete liberare l'incrocio. Quindi dovete togliere dalle scatole, detto papale papale. Se invece siete al semaforo e sta per scattare il rosso, vi dovete fermare. Mi raccomando, ragazzi, è importante. Eccoci qua. Credo che lavori qua, Michelle. Possiamo entrare? Prima di cominciare la missione. Vediamo se ci fanno entrare. No, non ci fanno entrare, ce l'hanno con noi. C'è Nico Belli. C'è la porta scorrevole, girevole, quella degli hotel internazionali, però non si apre. E mi guardano strano, tra l'altro. Chi è questo? Perché cerca di entrare? Non me. Chi è quello? C'è un rabbino al computer. Guardate, aspetta, vediamo se riusciamo a inquadrarlo. Eccolo. Guardate com'è preso nel suo lavoro. Digita nell'aria. Sta digitando, però va bene. Nuovo tipo di tastiera. Digita nell'aria. Adesso sta facendo non si sa che cosa. Un fantomatico mouse invisibile che non è. Quest'altro che fa? Vediamo. Questo pure. C'hanno sta mania. Hanno un tic forse. Che fa? Questo pigia sullo schermo. Addirittura c'ha un Mac. Questo non lo so. Dice. Già fatto quella cosa. Forse non devo farla. Questo è pensieroso. Vediamo poi chi c'è. Qua c'è la signorina col cappello. Signorina col cappello che ci sta guardando. Ci sta guardando in questo momento, signorina. È un po'. È interessata. Salve. Non dice niente che le sto puntando un fucile da cecchino proprio in mezzo agli occhi, no? Non dice niente. Vabbè, mi fa piacere che sia così contenta, signora. Chi è questo?
Questo è identico all'altro, tra l'altro. Vediamo, scusate un attimo. Sono fratelli? Siamesi, gemelli siamesi. Vediamo, sì, uno, due, aspettate. Sì, sono uguali. Vabbè, dai. Comunque, partiamo. Wrong is right. Quello che è sbagliato è giusto, sarebbe tradotto. Chi è questo? Ciao. Hi. Che fuma pure, da quando? Listen, I know what you must be thinking, but don't bother. I'm sorry, but I don't see how you know what I must be thinking. You've killed people. E allora? You should be dead yourself. Or inside. E invece sono just vivo. Lucky it was me and not someone else who got their hooks into you. Sì, proprio letteralmente le messe le mani, anche qualcos'altro. Sorry that I lied to you. And non ce ne frega niente. Weirdly, in some ways, you're a nice guy. Sì. Better than creeps I normally date. Ecco, you're damaged goods. No doubt. Non mi dire. Let's go. Tu pure. Te l'ho fatta io, per inciso. Se avete capito cosa intendo. If you know what I mean. Ancora questo. Guarda che fa male sempre il telefono attaccato all'orecchio. Di qua come parla pure. Questo lavora per il governo con questa, con questo, questa cadenza. Questa... We're going to meet someone. Sounds fun. You know, you and your cousin, you should get out. No, quelli delle pulizie. Feds are all over it. Crime is done. You've watched too many movies. Ma questa lavora vestita così, a casa vestita così. It's Karen. My name is Karen. Ah, pure il nome ci ha babbiato. Bello, bello. Si chiama Karen e non Michelle. How very lucky for you. In here, office 396. Hi there. Chi è questo? Here he is. I can see that. Thanks, Karen. Michelle, Karen. Hey, cheer up. You did good. You'll get a Sammy. Sì, si è comportato bene. Thank you. Sì, arrivederci. Mr. Bellic. Quite a file. Quite a story. Sì. Who are you? FIB? FIB? Do I look homosexual? Ecco. You think I care about the size of your Johnson? Sì, ti ho fatto un segno. You can't always tell who the good guys are. I'm not a good bello ufficio, but I'm fighting with them. And guess what? So are you. C'ha la laurea appesa al muro, tra l'altro. That's the spirit. Me la devo appendere pure io, se ci siamo. When someone's got you by the balls. Now, I need you to find something out for me. Sì. Find out everything you can about a man called Oleg Minkov. Oleg Minkov. He lives on Iroquois, back in Hove Beach. Che è sto Oleg Minkov? And if I say no, I hand your file over to those cretins in the FIB, and organized crime has dealt another serious blow. Go to his house. Any problems, call this number. Call this number. Ti ha dato il bigliettino da visita. What's your name? Not relevant. Call me. Very soon. Non è rilevante come si chiama. Beh. Si chiama... Quattro occhi fumatore. Welcome to America. Grazie. Pascala Stara Dejova. Attenzione. Conosce la nostra lingua. Bushka. Bushka. Conosce la nostra lingua. Attenzione. Hai capito, c'ha la laurea in lingue questo qui. Ci parla anche nella nostra lingua, cioè, mi hanno anche spostato la macchina, sono gentilissimi. Grazie. Ah, cioè, me l'hai parcheggiata proprio dentro, l'hanno spostato per questo. Allora, dobbiamo scoprire l'identità di questo, cioè, dobbiamo scoprire chi è questo qui. L'identità la conosciamo, abbiamo nome e cognome. Di questo qui. Non si capisce perché in un palazzone così grande, che è questo, vi faccio vedere. Ecco, stai attenti, non vi distraete quando guidate. Non si riesce a capire come questi del governo abbiano bisogno di me per trovare uno. Cioè, ci lavorano 10.000 persone in quell'ufficio. Tra cui uno con una cravatta orrenda verde che esce e entra in continuazione insultando gente al telefono. E un'altra che dice di chiamarsi Michelle. Si zucca pure il tavolo quando mangia, in realtà si chiama Karen. E invece chiamano me per fare queste cose. Però la vita è strana, questa città è strana, la gente è strana. Evviva, ecco. Le macchine si parcheggiano in quel modo. Allora, andiamo da questo qui, Out Beach, quindi dobbiamo prendere l'autostrada. Prendiamo questa autostrada. Scusate per la macchina zalla, un pochino. Zalla in gergo siciliano significa, cioè, i burini da Roma. Poi c'è qualcuno che è di Roma, sono i burini. A Milano non mi ricordo come si chiamano. Il mio caro Dave mi potrebbe aiutare in questo caso. Non mi ricordo come si chiamano. Quelli poco di buono. Permesso, ti sto facendo, sto lavorando per il governo, fammi passare. Ecco. Permesso, allargatevi. Fate debito a distanza.
Tamponatevi, fate quello che volete. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Purtroppo dobbiamo attraversare la città. Siamo tornati nei quartieri, quelli dove eravamo all'inizio del gioco. Home Beach, queste cose qua. Alokin, non mi ricordo altro come si chiamano. Siamo tornati in questi quartieri lerci e sobborghi di periferia. Qua c'è casa nostra, qua vicino dovrebbe essere questa la traversa di casa nostra. Infatti eccola lì, c'è la casa bruciata. E quindi, dietro l'angolo, dietro casa nostra, abita questo. Questo è il mio parcheggio. Levati. Ecco, perfetto. Così impari a parcheggiare, dove devo parcheggiare io. Non c'è la striscia riservata, il marciapiede è tutto riservato per me. Tutta la mia carreggiata, tutta la carreggiata è riservata per me. Permesso, ho bussato, anche qui non c'è il campanello, non li usano i campanelli a Liberty City, si bussa, come i vecchi tempi. Ecco, non ha risposto nessuno. C'è nessuno? Lo dice dopo aver sfondato la porta, mi raccomando, è importante. Prima sfondate la porta e poi chiedete se c'è qualcuno dentro. Siamo qui, ci sono delle foto appese, c'è una signorina, un altro coi baffi. Not much. No. He keeps a clean house, he's got a computer. Check his emails. Call back with any information that would indicate his vediamo se cosa riusciamo a trovare. Ecco. Controlla il computer per aver trovato informazioni. Tra l'altro il computer portatile l'ho messo qui. L'ha usato recentemente, non lo chiude nemmeno. Questa è The Old Seeing Guy is Watching You. Insomma, una cosa un po' emblematica. Ti stanno guardando. Che ha detto di controllare le mail? Non ce n'è neanche una. Ah, sì, ci sono. Vasily, vediamo. Oleg, ti stai comportando come un pazzo. Ah, cominciamo bene. Il governo non ti sta spiando. Il tuo telefono non è sotto controllo. Non ha senso bere solo l'acqua in bottiglia e mangiare cibo in scatolette. Nessuno vuole avvelenarti. Mettitelo in testa. Ogni modo, certo che voglio incontrarti. Ci vediamo più tardi di fronte alla gioielleria di Dulce Street. Aspetto. A presto. Mi sono incartato. Vasily, insomma. Quindi lui gli dice a Oleg, sta scrivendo, che ha scritto sto Vasily, che guarda che mi stanno controllando. Lui dice, ma sei un cretino, non è vero. E in realtà è vero. Questo che è, non posso fornire informazioni. Ipripa, nel mare del Mar Caspio. Ipripa, mi spiace, va, Konstantin. Questo chi è? L'Erlinger. Spettabile signor Minkoff. Attenzione, questo è un'email istituzionale. Un manoscritto incompleto. Da. Sì, attenzione, è stato accusato di diffamazione. Abbiamo di fermare la pubblicazione e resiste tutto. Istanti saluti, l'Erlinger, procuratore legale. Io ho scoperto qualcosina. Chiamiamolo. Ecco, intanto facciamo un giro per la casa, nel frattempo che parlano. Vediamo cosa c'è. Cos'altro c'è? C'è una sedia, spostiamo le sedie. Mettiamo tutta la casa sotto sopra. Whoa, sì. Killing is very different from gathering information. You are acting in the interest of your new countrymen and keeping yourself out of prison. For once, this is a murder you don't have to feel confused about. Dispose of Minkoff, then call. Ah, quindi dobbiamo eliminarlo. C'è anche la TV che non funziona, però. Quindi dobbiamo eliminarlo. Si può salire qua? Sì, possiamo salire sul camino. Ecco qua. Questa. Non guardate perché. Anzi, ecco qua. Basta. Chi vuole capire capisca. Allora, dobbiamo andare a eliminarlo. Prima accetto di controllare la mail. L'abbiamo fatto. Dice ammazzalo proprio, che tanto manderò qualcuno a prelevare il contenuto dell'hard disk, a prendermi l'hard disk del computer. Infatti abbiamo lasciato anche la porta aperta. Accomodatevi. Dobbiamo andare a eliminarlo. Ah, il negozio russo della cosa. Casa nostra è di dietro. Vediamo se. Questa volta passiamo e vediamo, vabbè, tutto distrutto. Ah, qua, questi cassonetti in mezzo alla strada. Ah, c'è parcheggio io lì, non ci devo mettere i cassonetti. Attenzione. Eccolo. È lui? Sì, ci ha parcheggiato proprio davanti, guarda caso. Vasily, спасибо, что пришел. Спасибо, Олег, ты испуган. Un altro russo. Я даже подумал, что ты человек. Вай. Ci sta spiando. Пока, братан. Che? Sta spiando, tu perché gliel'hai detto che sto spiando? Ma fatti affari tuoi, ecco. Quello se ne è accorto. Questo è furbo, sto Oleg è furbo. Però insomma, non così furbo da lasciare le email nel computer, avrebbe dovuto eliminarle. Però anche una macchina abbastanza veloce. Io ho preso una macchina molto meno veloce della sua, non sapendo la missione che mi aspettava, altrimenti avrei preso la mia Corvette Pocket per prenderla. Comunque.
Dobbiamo andarla a prendere. Ci sta seminando. Ma non posso andare più veloce di così. Prendere un'altra macchina non conviene, perché perde un sacco di tempo. No, prendo un taxi e minaccio l'autista. Segui quella macchina, come in tutti i film d'azione. Ci sono tantissime scene del genere, quasi un sacco di film d'azione. Allora, cominciamo a sparargli addosso, dobbiamo eliminarlo. Gli ho sparato e non si è fatto niente. Sentito, però non è morto. Cominciamo a bucargli le ruote, non si bucano. Hanno tutte le macchine blindate questi qua. Dove va adesso? Vediamo. Freniamo, perché sennò lo perdiamo. Meglio frenare, immagino. Togliti! Cavolo, mezzo che ho cappuccio mentre guida, sono deficiente. Ormai so, ecco, si butta dal lato sbagliato, come i gatti, attraversano. Sembra che all'ultimo momento li attraversano, track, in effetti un po' fermato, come i gatti. Si è buttato dal lato sbagliato. Non vedi che sto entrando in quella traversina, perché ti butti proprio in mezzo? Comunque. Questo non vuole fermarsi. Non vuole fermarsi per niente questo qui. Fermati! Ah, scusi. Scusa. Questo che fa in mezzo alla strada? Ecco, levati proprio dalle scatole. In mezzo alla strada, letteralmente. C'è una macchina rotta, deve averla investita lui. Vediamo se si ferma. Fermati! Si vuole fermare. Benzina non la finisce mai. Oh, ancora. No! La strada è bloccata. Torna indietro e fai il giro. Accidenti, pure questa ci voleva. Dove caspita è? Prendo una macchina più veloce. Ah, l'abbiamo fregato. L'ho incrociato, eccolo. Ho sbagliato il sistema di traino. Ho sbagliato il sistema di traino. Fermati! Tu leva, bimbe. Detto questo, per stavolta, il capo, quello con gli occhiali, il quattro occhi fumatore, non sappiamo il nome ancora, ci ha detto, per una volta puoi ammazzare uno senza avere poi problemi. Eccolo! Oh, l'ho investito e non si è mosso. Vabbè, perché è una cosa del gioco. Il gioco vuole che io lo insegua e non posso mandarlo fuori strada. Si vede che guida in un certo modo, vedete, guardate. Mi ha buttato via quella macchina senza farsi niente. Fatta apposta, vedete, guarda. Vediamo se non ho niente. Devo dire che possiamo solo farlo saltare in aria. Continuiamo a sparare. E poi morirà. Eccolo, è morto. Oh, attenzione, non si ferma. Si è fermato. Gli prendo pure la macchina, visto che ci siamo. Se non è ridotta male. Oleg. Mi ha fatto correre, Mi ha fatto correre. Minkoff is dead. The country is safe. Not by a long shot, smartass. Nothing is safe. Nessuno è sicuro. No one is safe. Maybe something has been averted. Maybe delayed. I'll be in touch. Goodbye. Vabbè, dammi i miei soldi, però. Poi, quando vuoi, intanto mi prendo pure la macchina, così eliminiamo anche altre prove. Sto sentendo la canzone metallara. È comparso una U. Sappiamo come si chiama U. Questo uomo si chiama U. Che? C'è Francis, fermi! Scusa, ho cambiato idea all'ultimo, volevo girare di là, ho cambiato idea all'ultimo. C'è Francis McCreary. Parcheggiamo davanti alla stazione di polizia. Final interview, proprio l'ultima. Chi è questo? Mette timbre a caso. Oh, attenzione. Chi è questo? Hanno arrestato uno. Hanno anche pestato bene. Chi è Jimmy? Fa finta che mi conosce. Questo come l'hanno combinato? Mitch. Gastric bypass worked out well for you, I see. Yeah, thanks. I'll tell my therapist about you. Tell him my boss keeps sexually harassing me. Oh yeah, you wish. I could use a drink. You? Sì, ma non ci sputare dentro, se non lo voglio. The motherfucker thinks he can drag me down. What's wrong now? Che c'è? Un altro che ti vuoi rovinare? Tutti io li devo ammazzare? No, grazie. Visto l'effetto che ti ha fatto sulla voce. Non lo voglio più. I don't know. Let me put it like this. If a guy makes a mistake, should that ruin his life? People don't understand how non lo so, dipende da quanto è grave lo sbaglio che ha fatto. Fruit slowly rotting in a hot kitchen. I don't give a fuck about basta, dai, tutti i filosofi. What do you want? I'm a good guy. Sì, come no. He's got it all wrong. He's got but one stain on my character and I'm finished. E che me ne frega? Make a difference. What? Parla conciso, parla direttamente, senza fare giri. Oh, un avvocato.
white shoe firm. Thinks he's a crusader. Sì. Some morality cunt who takes photos of guys in the shower at the gym and then jacks off on his wife's face. Addirittura. Ah, bene, va. Sì, non ci interessano questi dettagli. Magari sono... Abbiamo scoperto che categorie di video ti guardi su internet comunque. Thinks he's got something on me. Sì. Go to the DA with it. Use it to get into Congress. Okay. Va bene, un avvocato. So, it's him or me. O lui o me. Might as well be him, right? But he's hard to get to. Guy's got a bodyguard, limo. Ma limousine. E mi chiamano a me, giustamente. One on one with him. Not in the showers. Non nelle docce. It's a job interview. Then you can steal some files I need. Ah, hai capito. An interview? Sure. Un interview. It'll be easy. Un colloquio. You're an immigrant. They're almost legal. Perché interview in inglese vuol dire anche colloquio, non solo intervista. Un vestito decente. Questo volevo farlo già da tempo. Gli occhiali me li tengo perché così mi levo sto jeans fatto di pipì finalmente. Sì, bevi. Ti fa bene. Bevi. Sì, bevi. Hai un internet caffè. Ah, ecco, siamo abbonati così internet caffè. Tutto dobbiamo fare tutto online. Ah, certo, dobbiamo contattare lo studio per il quale lavora questo avvocato, ovviamente, per metterci in contatto. Prima via mail, come giusto che sia, tutto fatto per bene, ragazzi, mi raccomando. E andiamo all'internet caffè. Ma bella macchina che aveva Oleg, ma corre sta macchina, tanto non riuscivo a prenderlo. Ma come corre? Che tenuta di strada che ha? Guarda, sto schivando tutti. Una cosa pazzesca. Con le altre macchine non ci riesco. Direi quasi me la tengo, proprio perché una casa sola al momento. Scusa, una casa sola, non so dove metterla sta macchina. Non so se mettendola sotto la casa di Playboy, sotto nel suo attico, visto che c'è la striscia gialla, me la conservo. Non ne sono sicuro. Ok. Che vuoi, non fare commenti. Guarda qua, con i risvoltini sto a dirla. Guarda. Imbecille, mi fa commenti su come guido, ecco. Atti a fare anzi tuoi, bravo, vattene. Vestiti come si deve. Buonasera, non fumo, non ti preoccupare. Non smoke, non fumo. Fumo non mi piace. Ecco. Va male il fumo, non serve a niente. Vediamo un po'. No, email. Ah, dobbiamo. Ah, sì. Aspetta, dopo un attimo, fammi fare le mie cose. Francis McCreary, quello di prima. Forse dare un'occhiata a. Una tizia lavora con noi. Sì. Ok. È quella, diciamo, dove devo cliccare prima. Girly Girls 442. Ho appena preso questa webcam e non riesco a smettere di spogliarmi per te. Ah, grazie, molto gentile. Scopri perché milioni di single arrapati ci hanno votato come il posto migliore per comprare un bambino. Ah, allora si comprano i bambini, non si fanno più, si comprano. Uomini e donne nella tua zona che non vedono l'ora di entrare in contatto per comprare bambini via internet. Ancora, guarda il nostro completo catalogo di foto gratis online. Babies Overnight. Andiamo un po'. Babies Overnight. Sì, ma non ci sono foto. Emblematica questa. Scegli il nome del tuo figlio, di tuo figlio. Che schifo di nomi. Silence, bello. Devi stare. Silence, dici, devi stare zitto. Silence, quello sta zitto. Questo è il nome migliore, lo metterò anch'io a mio figlio. Andiamo avanti. Travis Young, chi è questo? Aiutami. Questo vuole aiuto. Spettabile signore e mamma famiglia. Amen. Signore impotente ti benedice. Grazie altrettanto. Probabile tu magari chiedi che chi ti ha scritto questa lettera. Soprattutto dove hai studiato l'italiano. Inglese, quello che è poi tradotto, quindi rilassati, ricevi benedizione di signore, grazie. Io sono amico di www.pointclickshipbeach. Ah, ok, point click ship beach, ne compra una, avete capito? Look like a player in 24 hours. Women, anzi, were never so easy. Le donne non saranno, no, non sono mai state così facili. Irina, Zorana, ma è lei, guardatela. Non vi sembra di averla già vista? Guardatela bene. La vecchietta che ballava a casa di Elisabetta. 19 anni. Sì, va bene. Io sono Babbo Natale. Svetlana, Nada, Iana. Che c'è qua? Questa è un'offerta speciale. Olga ha 18 anni. It's looking for love. Non ci possiamo cliccare, purtroppo. Mi fa vedere solo le cose. Browse, shipping. Shipping si può fare. Payment, testimonials. Vabbè, non ce ne frega niente. Comunque. Questo mi benedice e poi mi porta a un sito di... prostitute. Comunque, questo chi è? Un'opportunità di affari. Abbiamo bisogno di un venditore che... Sei.
Vabbè, non mi interessa. Roman. Ecco, emblematico. Michelle Aurora è qualcuno? Non so cosa dire. E quando mai hai saputo cosa dire? Tu mi hai messo insieme a un uomo e poi a uno sbirro. Questo dovresti smettere di cercarmi e farmi accoppiare, brutto imbecille. Tranquillo. D'accordissimo. Che vuole ancora? Ti devo ringraziare per quello che hai fatto. Come? Mi volevi ammazzare fino a ieri. Ah, il lavoro, la casa. Pensavo che non ti avrebbe creato problemi uscire con un uomo dopo tutto il tempo passato nella marina mercantile. Sei molto soddisfatto e sarà un buon contatto per noi. Ah, poi volevo dirti che lo so che ti sembrerò matto, ma sto attraversando un periodo di sfiga tremenda, da sempre. Non è che potresti farmi un prestito, niente di che. Immagino come un investimento. È ciò che ti faccio diventare socio... E con ciò ti faccio diventare socio minoritario della RBE, che sarebbe Roman Bellic Enterprises. Società della quale io sono il proprietario. Ma va, siamo in affari, cugino. Come potrai mai governare il mondo se perdi ogni singolo centesimo e guadagni a gioco d'azzardo? D'accordissimo. Allora, ah no, c'ho ancora 3 email. Brucey Kibitz, pompa il tuo cellulare. Ho trovato su questo sito... Ah, suonerie. Facciamo un attimo in giro di suonerie, vediamo un po'. Sano e male. Yeah. Siamo un po' bad boys, what you gonna do? È molto simile. Cos'è? Una cosa celtica, che è? Bella, questa me la compro, champagne. Qua è morto qualcuno. Bella, su. C'è altro, vediamo. Cosa c'è? Diamonds. Flatline. È morta, abbiamo perso. Ecco, questa è quella, questa è la mia preferita. Aspetta che la rimetto. Ecco, basta che poi mi... Basta che mi chiudono il video poi. Mi chiudono il video. Ci sono altre. Ah no, sono le stesse, questa mi piaceva però. Lasciamola com'è, dai. Lasciamola com'è, vediamo cos'altro c'è. Ah, la mamma di nuovo che ci scrive. Moj Draghi Sine, grazie per la tua email. Moj Draghi Sine sarà mio caro figlio, qualcosa del genere. Amore mio, che ne so. Mi hai fatto piangere, ecco. Almeno so che sei bene, sei felice. Insomma, so che se vivi qui non sei tanto bene. Spero che la vera felicità mi trova lei a me. Prendi cura di tuo cugino e bravo ragazzo, insomma. Un po' porcellino, vabbè. Sogno di vedere tutti e due sposati con brave donne. Lui è un po' un problema, visto che va con mezza liberticidi. Io non ho nessuno, l'unica che ho avuto era una poliziotta che mi ha tradito, quindi ti scrivo presto. Tvoja Vizlona Zmaska. Mamma, grazie. Ti voglio bene anch'io. Senti questa. Sentito di sto caro di Zit, se chiami... ti dice il nome del brano che è in sottofondo. Vabbè, non me ne frega niente... Tutte queste cose, queste spam che ci dà... Ok, andiamo al sodo. Dobbiamo andare a lavorare con noi, ci ha detto quello. Invia curriculum. Curriculum di Nico Bellic. Che già fatto, no? Obiettivo professionale, arrivare al top della mia professione qui a Liberty City. Esperienza. Bellic e Bellic studio legale. Socio. Quale studio? Bellic e Bellic studio legale da dove? Oh. Sì, bello, fatto finto tutto sto curriculum. Impresa di spedizioni mediterranee. Forza di pace nei Balcani, tirocinio, invece ammazzavo la gente, istruzione, probabilmente la prima elementare, no, la terza media, facoltà di giurisprudenza della Vespucci University, ragazzi, giurisprudenza, un dottore in giurisprudenza Nico Bellic, nel migliore 1% della facoltà, così. Capitano della squadra di tiro a segno, questo forse è vero perché la mira ce l'ho buona, Belford University, master in relazioni internazionali, lalala. Ehi, guarda quante cose sa fare, abilità atletica, sparare, questa è vera, l'unica cosa vera, box, corsa e nuoto a livello professionale, relazioni internazionali, import, export di beni, competitività sul livello europeo, vabbè, grazie, l'ho mandato, fatto, finito, $1, tutto sto giochetto, avvocati si chiama il costo, quando è che abbiamo appuntamento, scusate, controllo l'agenda, che io sono dove, non c'è niente qua, avvocati quando, non c'è nessun, ah, poi ci contattano, per darci l'appuntamento, poi ci compriamo il vestito. I've sent off the application. Sì. I've always wanted to be a lawyer. You can be whatever you like. It's the land of opportunity. Any fool can become president. Call when you hear about the interview. Grazie, molto gentile. Allora,
Almeno questa scusa mi compro un vestito nuovo. Ma la domanda che mi faccio è una: ma questo qui, gli mando sto curriculum che sembra un curriculum di un agente, e già mi hanno risposto. E che? Risposta automatica: ah, il nostro ufficio è automaticamente chiuso, la sua richiesta verrà esaminata il prima possibile. Grazie, lo stavo investendo. Grazie GL S. Stavo dicendo, questi qua, quando gli mandi un curriculum, non vanno a controllare effettivamente tutti questi titoli, cioè chiamano l'università o dicono: ma questo qui ha lavorato, ha studiato da voi, ha lavorato con voi. Perché in teoria si fa così. Attenzione, qua voglio esagerare. In realtà, in teoria si fa così. Ecco, pensiamo, aspetta, quella la rimetto dritta. Chi è? Mallory, che c'è? Come è stato rapito? Oh, Gesù. Ah, a posto, sì. Ma porca miseria. Raggiunge il magazzino dove è tenuto prigioniero Roman. Hanno rapito Ciccio Roman. E andiamo a recuperarlo. Chissà come mai. Sarà stato, non ho dubbi, e sarà stato il nostro caro Dottor House dei poveri, cioè il nostro caro Dimitri Rascal. È stato lui sicuramente, mi ci ho avuto quello che ho, vale a dire esattamente 62.411 dollari. Mi gioco 62.411 dollari, che è stato Dimitri, infatti li ho già vinti perché mi ha mandato un sms. Nico, stavo pensando di mandarti questa foto. Pare che tuo cugino abbia bisogno di una sistemata. Il tuo amico Dimitri. Eccolo qua. Guardate un po' problematica sta foto. Posso chiamarlo? Come succede se lo chiamo? Se risponde. I got your message, Dimitri, you piece of shit. You're a dead man. Sì. A dead man. Before you die, I'm going to cut your face off. Then I'm going to hang it on my wall to remind me what a lying, cheating, treacherous scumbag looks like. Goodbye, friend. Attenzione, non ha risposto. Cioè, ha risposto alla chiamata, però non ha detto niente. Ecco, l'abbiamo minacciato via da letto. Stiamo arrivando. Salvare Ciccio Roman. Ma tutta birra. Via, tutta birra. Toglietevi. Questa è un'operazione governativa di polizia di tutto. Pong! Scusi, sono arrabbiato perché mi hanno rapito il cugino. Il poliziotto non dice niente, infatti. Incredibile. Anche questa puntata, ragazzi, 9 email. Controllate spesso le email, anzi, sincronizzatevi i telefoni. Ah, questa è la suoneria, quella lì del morto, che c'era prima. Ah, questa era quella del... Ok, questa è la pubblicità delle suonerie che abbiamo sentito prima. Cioè, quella... è la mia preferita. Non lo dite alla mia ragazza, però. Stavo dicendo, sincronizzatevi la, se riuscite, la posta sul cellulare, perché è molto utile. Arriva tutto lì, perché se no ogni volta entrare dal computer, al tablet, quello che è, posso comprendere che, ecco, che sono un cretino che non sa guidare, posso comprendere che è seccante. Quindi meglio sul cellulare, ormai tutti stanno col cellulare, quindi io pure, ce l'ho anche qua, mi vibra, mi mandano messaggi, sarà appunto il mio amore che mi scrive mentre faccio il video. Amore, lo sai che sto facendo il video, perché mi chiami? Lo so che mi ami, ti amo anch'io, però allora, non riesco a risponderti. Siamo arrivati. Cosa c'è qui? Una K-47 che non avevo, tra l'altro, mi serviva. Tra le altre armi. Ok, siamo qui, ragazzi. Vediamo un po' se è sorvegliato il posto, come è combinato. Sarà pieno di gente. Qua ce ne sono già. I am drunk, but not in a good way. I must drink more. I can't believe you said that out loud. È pieno di gente. You want to walk out of here, Slav? You're going to have to think about how you will pay your debt. A friend of mine, Dmitry Raskolov, he would pay a lot of money for your cousin. Sì. I'll get you the money, just not that way. Not that way. Allora, lo stanno picchiando, ma scusa, Dmitry non c'è mai. Questo parla, ma alla fine è un fifone. Com'è la situazione? Cioè sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, altrettanti al piano di sopra, quindi saranno almeno... C'è una cosa che esplode lì. No, non è esplosa. Ora è esplosa. Mi ammazzo tutti. Mi ammazzo tutti. Ecco. Oh,
Non vi muovete che vi devo sparare in testa. C'è chi non sono bravo. Ok. Ma stai zitto invece di parlare, fai più figura. C'è qualcuno che tutti sul piano di sopra sono. Il problema è che non abbiamo più potenti proiettili. Attenzione, mi stanno sparando. Ecco. Ma ragazzi, commento poco perché... Ma qua c'è un... non è la K47, è l'M4. C'è il palo davanti, aia. Aia. Ma che cavolo. Hai rotto le scatole che stai là dietro, esci. Codardo. Ok, ci vorrebbe un po' di vita. Da qualche parte ci vorrebbe vita. Vediamo un po' di... Oh! Che è successo? Scoppiato tutto. Scoppiato tutto, ragazzi. Nessuno tocca la mia famiglia. Andiamo al piano di sopra. Quick. Ok, abbiamo solo 5 colpi, purtroppo. Questo è ancora vivo? 4, 3, 2. Ok, 2 colpi, ne ho sprecati un paio. Abbiamo la pettola. Ah no, abbiamo trovato delle munizioni. Ok, buono. Siamo attenti agli angoli. Ovviamente, operazione di Miami Super Cops. Al solito. Ah, li potete pugliettere. Andate a mettermelo all'entrata, era meglio. Occhio, c'è gente. E poi muoiono. Questo scoppia? Sì. Fine di colpo. Vi state divertendo? Oppure è divertente? Vi state divertendo? Grazie. Un attimo. Scroio! Bel volo. Sto arrivando. Non ti preoccupare che arrivo. Oh. Ma questo è sul tetto. Di potenti proiettili. Smettila. Sicuramente li prenderai così. Arrivo. Non ti preoccupare. Questo ha chiamato un esercito, ma al solito non si fa vedere. Credo forse l'ultimo. No, c'è ancora quello vestito elegante. Attenzione, oh. Eccolo là. Accidenti. Ah sì? Ho il fucile puntato alla tua testa, non ti conviene fare sciocchezze. Oh! Ah, infatti hai sbagliato qua. Hai sbagliato di grosso. Quando togli la pistola dalla testa dell'ostaggio sei morto. Io non l'avrei fatto. Oh, braccio. We should get out of here. Non è ancora finita però, dobbiamo andarcene. Aspetta, vado a vedere se sono deficiente. Aveva... Puh, schifezza umana. Ecco, andiamo. Andiamo, andiamo, sì. Quella di cerca, Mallory, come si chiama? Mallory. Di cerca. Oh, ah no.
Esa polizia c'è. Sbrigati a scendere. Tu prendi le scale. Io faccio la strada normale perché sono di Miami Super Cops. Cioè, posso saltare come un grillo. Sono atletico. Sto senza sovrappeso, non so quanto conviene. Andiamocene. Dov'è? Dov'è? È rimasto al piano di sopra. Ah, c'era la vita qua all'ingresso, l'avevo vista io. Ma dov'è che sono entrato? Ah, da qua. Roman, dove sei? Intanto prendo la macchina. La polizia c'è? Io non ho fatto niente, perché siete qua? Ha lasciato indietro Roman. No, è lui che è rimasto indietro. Dov'è? Che ci... come fa a essere già lì? Da dove è uscito? Ma c'è la mia macchina, scusa. Ecco, vieni, c'è la mia macchina. Andiamo. Come hai fatto a uscire? Da dove sei uscito? Boh. È spawnato nella macchina direttamente. Porta Roman al rifugio di Bohan, che è poi l'unico che abbiamo, per forza. La polizia non so che sta facendo qui. Non ce l'hanno con noi. Ma ne approfittiamo. How are you in debt? There are cycles, cousin. You must lose a little to win a lot. Come on, we can't work out good. Roman, that man knew Dimitri. He was trying to make me give you up to him. I would never... Of course you would not. Dimitri has taken this too far. He wants you dead. Bohan is not safe. I'm going to get us a place in Algonquin. Are you okay? I'm used to taking these beatings, Nico. Certo. Respect it now. Wherever I go, there are people who want to kill me. Men who will kidnap me. I'll never marry Mallory. I won't be able to sleep with another college girl. There is a knife hanging over me. A clock is ticking. Accidenti. Spenta la macchina. Vabbè, dai, prendiamo un'altra. Questa qua a caso. Dai, scusa, amico, qua è una cosa importante. E scendi! Ah, che cavolo, quando siete cocciuti mi dà fastidio. Ehi, vabbè. Dovete farmi fare quello che voglio. No. Allora. Ragazzi. Quindi abbiamo recuperato Roman. Ha detto che il rifugio non è più sicuro. Il problema è un altro adesso. Io ho due macchine, come me le porto? Una per volta al prossimo rifugio. Le posso lasciare qua. Forse le posso lasciare qua, sai? Le lascio qui, non me le toccano, sono nel parcheggio riservato. Ha detto Bohan non è più sicuro, che è qui dove siamo adesso, praticamente. Vediamo come evolve la cosa. What are we going to do? I don't know. We're going to die. I don't want to die, man, not like this. How would you like to die? Having a threesome on my 100th birthday? I don't fucking know. I'm scared. Eccolo là, figurati. Bastard, what are we going to do? I'm not cold. You're cold. All you care about is revenge, getting your own way. And all you care about is money and gambling it away on the internet. Infatti. Oh, isn't America great? I get to sit in front of a computer and play Mr. Rich Man. Che mimo che ne. Okay, I messed up. I know I did. I thought things would be different. Quindi? I don't understand this place so good. Oh man, what are we going to do? Che possiamo fare? Stop sitting in front of the computer gambling our money. Infatti. Stop getting into illegal card games. Stop spending all our money. Infatti. Yes. Ecco, basta. Thank you. Ma c'hai la fidanzata, ma vattene con lei. About the Russians. Men, we just need to disappear as far as they're concerned. Disappear. Okay. Disappear. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me that. Fine, but leave the Russians alone. I okay. was not the one gambling in their private club. Infatti. I didn't know. Give a guy a break. Okay. Okay. Non lo sapevi, però. Okay. I'm going to clean up. I have a nasty feeling I had a bit of an accident back there. Detto papale papale se l'è fatta sotto, praticamente. Che c'è? Grazie. Lo dice così. E infatti mettiti un pannolino, va. A 30 anni quanti ne hai? Allora. Andiamo qua, ragazzi. Bene. Noi ci fermiamo qui per questo video. Per questa decima puntata, anche questa è stata abbastanza movimentata. Anche questa forse abbiamo fatto meno missioni dell'altra volta, siamo stati a perdere troppo tempo su internet. Comunque ragazzi, ci ritroviamo al prossimo episodio. Tanto Nico si scrocchia, è pronto, dice, sono pronto al prossimo episodio. Ok ragazzi, grazie per averci seguito, un saluto dal vostro Ivan Marshall, ciao!